Buonasera, sono Mauro Valentini, forse chi segue il web mi ha già conosciuto perché sono solito insomma fare campagna elettorale sia essendo attivo fisicamente sul territorio, sia attraverso i canali social per cercare di dare un po' le mie opinioni, le mie idee che ho tenuto in cantina troppo tempo e anche le mie segnalazioni su cose che non funzionano nella città, adesso al pubblico ovviamente, dato che siamo in campagna elettorale. Ricordo che io sono candidato con Azione Democratica, lista di Bruno Diorio, e tempo fa ho fatto una segnalazione per quanto riguarda la violenza giovanile, a questo punto la voglio definire, occupandomi di politiche giovanili, e che quindi si contrappone al disagio giovanile. Ci sono molti giovani bravi che subiscono un disagio giovanile, problemi che li portano ad emigrare anche all'estero, non tornare più, come abbiamo detto molte volte, ma ci sono anche molti altri giovani che gozzovigliano, che sono assolutamente ingrati a quello che la città, comunque, anche se in difficoltà, il nostro paese, comunque a loro dà, perché la loro vita se la fanno tranquillamente a spese degli altri, e non contenti di questo, si permettono anche di fare non solo danneggiamenti pubblici, ma anche bullismo e violenze ad altre persone, altri esseri umani, possiamo proprio dire così, già partendo da quello che si faceva 10-15 anni fa, per noia, dicevano. Quindi figli di papà, diciamolo che per noia, siccome non hanno nessuna cultura, probabilmente nessun moto interiore serio, decidono, diciamo, di costruire la loro vita e di uscire dagli schemi non con interessi sani come lo sport, come qualcosa di costruttivo, ma con assolutamente cose distruttive. E qui abbiamo un esempio palese. Io non devo dirvi nulla, lascio parlare il nostro ospite che racconterà la sua testimonianza di un grave fatto a dir poco allucinante che si è consumato proprio in questi giorni. Prego. Ciao Mauro, grazie, grazie perché hai detto le cose veramente vere. Innanzitutto è una cosa gravissima, mi è successo appunto questa notte, diciamo ieri notte, per essere precisi sabato notte, diciamo stavo a Scalo 24 e praticamente stavo lì e mi hanno aggredito delle persone di cui farò denunce, per cui adesso c'è un po' segreto istruttorio, nel senso che ovviamente nomino ovviamente l'avvocato Luca Di Carlo come il mio avvocato difensore, che è l'avvocato famoso, diciamo, di Rete4, eccetera, eccetera. Per cui adesso sono stato aggredito al collo, praticamente. Questa persona, questo giovane, mi ha messo le mani al collo, questo criminale, a mio avviso, le mani al collo, mi ha stretto il collo, mi fa anche male, tra l'altro. Devo andare a fare rifertare all'ospedale o dal mio medico di base, ovviamente, che tra l'altro è amico del carissimo Bruno Diorio. E praticamente, cioè, io ti ringrazio di questa tua vicinanza, perché in effetti poi la cosa grave è che ieri poi sono tutti scappati i giovani, cioè hanno fatto un muro omertoso come neanche come a Corleone, come a Scampia, perché ne sono scappati, nessuno fosse venuto se non appunto un mio amico, e più è venuto credo un poliziotto in borghese, non so, è un'altra persona che ringrazio. Il resto sono scappati, cioè io potevo essere anche ucciso, perché lui, quella era l'intenzione omicida, era di volermi uccidere. L'ha dichiarato anche davanti alla polizia che è venuta, alla pattuglia che è intervenuta, perché l'ho chiamata io. Lui addirittura ha detto alla questura di Chieti, ha detto se non venite io lo ammazzo, ma ha rubato il mio cellulare e ha detto questo. C'è, cioè, una persona che dichiara davanti a una questura, e davanti a dei poliziotti, dice se no io qua ti pesto, ti meno, ti ammazzo, davanti ai poliziotti, e non è stato neanche arrestato. Una cosa molto molto grave, che prende, voglio vedere se io fossi stato appunto una donna, non il maschio 100%, ma una donna, cosa sarebbe successo? L'avrebbero arrestato immediatamente. Comunque io adesso ovviamente ho incaricato il mio avvocato e andrò a fare la denuncia, diciamo, contro questo malfatto, questo brutto fatto di crimine serio, grave. E in questo caso è capitato allo Scalo, ma può capitare a Chieti Alta, Chieti Bassa, a Roma, a Milano. Ormai le bande dei giovani tossici, in generale, io non parlo di il caso specifico, purtroppo ormai i giovani maschi e femmine, che conosco bene, cioè, sono tutti sotto stupefacenti, droga, alcol, superalcolici. Quindi venendo un appello veramente a questo governo e soprattutto alle forze dell'ordine, se vogliamo sconfiggere il problema gravissimo della droga, che ormai veramente ha lavato il cervello, che forse è il vero problema del popolo e delle nuove generazioni, per cui non si occupano dei propri diritti e del futuro, è perché da quando c'è la droga, maledetta droga, e questo ubriacarsi, questo sballarsi, sennò, perché sennò bisogna pensare e far politica. Cioè,
Cioè, quindi io dico, facciamo con questo pretesto, questo grave fatto che è successo, cominciamo a fare una guerra al male dei giovani, che qual è il male dei giovani? A parte questo governo, il futuro e tutto il resto. Poi Gile Arancioni, generale Pappalardo, parliamo anche di questa finta pandemia, per quel che mi riguarda. Poi il problema è che finché non ritorniamo a fare una lotta vera alla droga e ai consumatori di droghe e di alcol, non si risolverà mai un cazzo, perché così come per me è reato spacciare, è anche reato consumare anche super alcolici, alcol e droga. Quindi facciamo una guerra contro la droga e contro i vizi che stanno rendendo gli italiani dei kamikaze pericolosi, perché veramente i giovani stanno diventando molto pericolosi, molto. Quindi occhio a queste bande di bande, ma delle bande tipo la Venezuela, tipo le bande che si stanno vedendo ormai in tutti i paesi poveri come noi, in un paese fallito. Quindi, caro Mauri, andiamo in bocca al lupo per la tua campagna elettorale, Sì, ovviamente. ecco, vedete come non so, cioè, a un certo punto non si può più giocare perché Però non è più un gioco, questa è una corda, non è più un gioco, come diceva Sergio Leone. allora, questi episodi non è cioè, non sono nemmeno pochi, cioè, nel senso, ne sono tantissimi Tantissimo, c'è gente che che c'è, accadono. a Chiedi Scalo sono morte persone, a Chiedi Alta ricordo il fratello del mio amico Simone Daita, io conosco Danilo Daita, il fratello Simone Daita aspetta ancora giustizia, quindi voglio dire, che stiamo parlando? Vogliamo fare un altro caso Daita? Cioè io come Simone Daita, a questo punto Simone Daita sono anche io, quindi evitiamo che qualcuno mi possa ammazzare, quindi chiedo alle forze dell'ordine di proteggermi e di pensare realmente alle cose serie, cioè ai problemi veri, non solo alla mascherina, ma alle cose serie. Questo è il discorso. Alla mia incolumità, come la tua incolumità, come la incolumità di tanti, perché non esiste solo la violenza contro le donne, esiste anche la violenza contro i maschi. E io ne sono un testimone. Ok, grazie. Per vera informazione, Salvatore Marino, Mauro Valentini. Ciao a tutti.